Ciao a tutti! In questo video vi racconterò cosa accadrà nel 37esimo episodio della serie turca The Family, il cui titolo originale è Aile. Ulya accetta di sacrificare uno dei suoi figli per fermare la guerra con Ilyaz. A Ilyaz va bene la decisione di Ulya, lui si sbarazzerà di suo figlio e la guerra finirà. Chiana è in ospedale ad aspettare che Aysel si riprenda. Aslan è seduto in soggiorno, pensando a un piano per raggiungere Ilyaz. Ulya inizia a piangere mentre guarda le foto d'infanzia di Aslan e Chiyan. La mattina seguente, Devin si sveglia e vede che Aslan non è accanto a lei a letto. Devin ricorda i momenti piacevoli trascorsi con Aslan quando non c'era alcun pericolo. Poi Devin guarda il vetro blindato e capisce che la sua vita è cambiata molto negli ultimi giorni, e questo cambiamento non è certo in meglio. Aslan inizia a preparare una trappola per Ilyaz e si arma. Ibrahim si incontra con Sally. Sally consegna a Ibrahim un dispositivo di sorveglianza e gli dice di installarlo sotto la macchina del figlio di Ulya. Ibrahim prende il dispositivo, confermando così la sua decisione di lavorare per Ilyaz. In ospedale, le condizioni di Aysel peggiorano e il suo cuore si ferma. Chiyan chiama i medici. I medici eseguono manovre di rianimazione, ma purtroppo è tutto inutile, Aysel muore. Il medico porge a Chiyan le sue condoglianze. A Chiyan è molto difficile accettare la morte di Aysel, perché le aveva promesso che sarebbe guarita e che il loro bambino sarebbe stato bene. Chiyan aveva persino portato un panino, aspettando che Aysel si svegliasse, ma purtroppo tutto è andato tragicamente, e quel panino non servirà più a nessuno. Devin continua a vedere la bambina con il vestito bianco. Aslan porta la colazione a letto a sua moglie. Devin è piacevolmente sorpresa, non si aspettava che in un momento così teso suo marito fosse capace di gesti romantici. Aslan riempie Devin di complimenti, dicendole quanto sia buona e bella. Devin è comunque preoccupata per il loro futuro e vuole sapere cosa succederà dopo. Aslan decide di evitare elegantemente la domanda, dicendo che li aspettano amore e una vita familiare felice. Aslan ricorda a Devin che voleva dirgli qualcosa di importante. Devin sta per rivelare ad Aslan della sua gravidanza, ma in quel momento squilla il telefono di Aslan. Aslan risponde e scopre che Aysel è morta. Dal viso addolorato del marito, Devin capisce subito che Aysel non ce l'ha fatta. Devin abbraccia suo marito. Poco dopo, Aslan e Ulya arrivano in ospedale da Chiyan, che è seduto sul pavimento distrutto dal dolore. Aslan aiuta il fratello ad alzarsi e lo abbraccia. Anche Ulya abbraccia Chiyan. Poco dopo Ulya ritorna nella villa con i figli. Tutti i membri della famiglia porgono le loro condoglianze a Chiyan. Chiyan guarda il ritratto del padre nel soggiorno e, posato il panino sul tavolo, va nella stanza di Seher. Seher mostra a Chiyan le scarpette che ha lavorato a maglia per il loro futuro bambino. Chiyan, vedendo le scarpette, inizia a piangere perché il suo bambino non le indosserà mai. Chiyan si sdraia sul divano e, poggiando la testa sulle ginocchia di Seher, continua a piangere. I membri della famiglia che sono venuti a cercare Chiyan vedono cosa sta succedendo e a fatica trattengono le lacrime. Devin esce sulla terrazza e inizia a piangere lì. Leila si siede accanto a lei. Devin teme di non riuscire a dare alla luce un bambino in queste condizioni di stress. Leila abbraccia Devin e le dice che sarà sempre accanto a lei per darle sostegno. Ceylan chiama Leila e le porge le sue condoglianze. Inoltre, Ceylan dice che continuerà a venire a fare le iniezioni a Seher e che non ha paura del fatto che ora potrebbe essere pericoloso recarsi alla villa. Ceylan sapeva fin dall'inizio che la famiglia Soykan non era semplice, ma ha comunque deciso di lavorare per loro. Leila ringrazia Ceylan per la sua sincera volontà di aiutare. Toiga sta cambiando la camicia a suo figlio e in quel momento rompe accidentalmente una ciotola di caramelle. A causa del rumore improvviso, il bambino inizia a piangere. Leila accorre al pianto del figlio e lo calma. Toiga guarda la sua famiglia e poi esce di casa. Toiga chiama Sally e gli dice che non lavorerà più con loro, soprattutto dopo l'orrore che hanno causato alla sua famiglia la notte scorsa. Inoltre, Toiga dice che restituirà i soldi che Ilyaz ha trasferito sul suo conto. Sally accetta il rifiuto di Toiga senza obiezioni. Toiga è felice di aver fatto la scelta giusta e torna a casa di buon umore. Ibrahim ascolta di nascosto una conversazione tra Aslan e Chiyan e scopre che Aslan ha deciso di infliggere oggi un colpo devastante a Ilyaz. Ibrahim chiama Sally e gli dice che collaborerà con loro. Inoltre, Ibrahim informa Sally che Aslan sta pianificando un attacco contro Ilyaz nel suo quartiere. Tuttavia, Ibrahim non parteciperà all'attacco,
poiché sa che sarebbe un errore fatale e considera i figli di Ulia dei pazzi. Sally chiede a Ibrahim se ha installato il dispositivo di sorveglianza nell'auto del figlio di Ulia. Ibrahim risponde che ha fatto tutto. Sally informa Ilyaz che Ibrahim ha accettato di lavorare per loro e che Aslan sta pianificando un attacco al suo quartiere. Ilyaz trova ridicola questa decisione di Aslan, poiché è destinata a fallire. Sally inizia a radunare uomini per catturare il figlio di Ulia. Ancora non è chiaro agli spettatori se si tratti di Aslan o Cian. Ilyaz ordina di non uccidere il figlio di Ulia fino al suo arrivo. Vuole guardare la vittima negli occhi prima della sua morte. Ulia indossa un velo bianco da lutto. Aslan e Cian si preparano a lasciare la villa. Devin è preoccupata per suo marito, ma lui le dice che sta andando a risolvere una normale questione finanziaria. Aslan informa sua moglie che, per ogni evenienza, sta preparando una via di fuga rapida dal paese. Devin si tranquillizza, pensando che non ci sia alcuna minaccia per Aslan. Ser, uscita per una passeggiata, vede Cian e Aslan pronti a partire. Dal loro sguardo, Ser capisce che hanno in mente qualcosa di pericoloso e, in lacrime, li implora di non andarsene. Ser sa che quando le persone se ne vanno con quello sguardo, non tornano più. Devin porta Ser dentro casa, cercando di calmarla. Ulia, dalla finestra, guarda i suoi figli andarsene in lacrime e inizia a pregare. Kimet saluta Ilyaz, che sta partendo per vendicare la morte di suo figlio. Sally, al telefono, segue il movimento dell'auto di uno dei figli di Ulia. Devin porta Ser in camera da letto e cerca di capire cosa l'abbia spaventata così tanto. Ser dice che accadrà qualcosa di terribile, poiché Aslan e Cian se ne sono andati con uno sguardo folle. Ser ha già visto quello sguardo e dopo di esso è arrivato l'angelo della morte. Inoltre, Ser dice che tutti i problemi in famiglia sono iniziati con un bambino. Devin capisce che si sta parlando del figlio adottivo di Ulia e vuole sapere chi è, mettendo insieme le parole di Ser e Ulia. Devin è sempre più convinta che Aslan non sia il figlio naturale di Ulia. Sally ha preparato una trappola per il figlio di Ulia e stanno per catturarlo. Ser continua a chiamare Devin Ulia e Devin, approfittando della situazione, chiede a Ser di dirle chi è il figlio adottivo di Ulia. Ilyaz arriva nel luogo dove è stato portato il figlio catturato di Ulia. Nel frattempo, Ulia continua a pregare in lacrime. Ilyaz si avvicina per finire il figlio di Ulia.